sembrava fatta quando alla fine del secondo set la Finimpianti di Varolo Volley stava conducendo per 2-7-0 contro le ospiti del Caselle, prima in classifica e imbattute da inizio stagione. Invece, solo alla fine del quinto set, il verdetto, Finimpianti 2, Caselle 3. Una prova di forza di carattere quella delle giocatrici del Caselle Volley che anche dopo aver perso i primi due set non si sono perse d'animo e con una partita combattutissima sono riuscite a portarsi a casa la 20ª vittoria consecutiva ad inizio campionato. Nulla da rimproverare alle giocatrici del Rivarolo che almeno nei primi due set sono riuscite a tenere a testa la capolista, attaccando e difendendo in modo impeccabile con un'indemoniata Martina Vevey, trascinatrice della squadra, instancabile, tutti e cinque i set giocati, che con le sue giocate fluide è riuscita a mettere in seria difficoltà le giocatrici avversarie. Ma dal terzo set, complice forse la sicurezza acquisita nei primi due parziali vinti, la minor concentrazione di gioco e la stanchezza fisica, hanno dato la possibilità al Caselle di ribaltare le carte in tavola e insegnato alle rossobianche di Varolesi una lezione di gioco nella quale fino all'ultimo punto, alla fine dell'ultimo set, non bisogna mai e poi mai mollare il tiro. Tifoseria abbacchiata a fine partita per un risultato non meritato per alcuni, ma consapevoli che la squadra c'è e continua a lavorare e crescere. Ed è solo con gli errori e le lezioni di vita acquisite dagli avversari si potrà pensare a un salto di categoria, dove giocare significa mettere in gioco tutto, non aver paura di sbagliare e se si viene murati una volta continuare a schiacciare. E ancora, perché solo così si può dire, beh, almeno ci abbiamo provato.